Ammazza, è caldo. Stasera non si muove una paglia. Infatti, ma come fate a stare qua? Io me ne vado in camera. Perché? Camera tua dov'è? In Val d'Aosta? La faccia sul Monte Bianco? No, ma almeno circola un po' d'aria. Ho lasciato la finestra aperta tutto il giorno. Effettivamente, nelle ore più calde, la stanza d'Alessia sta all'ombra. E la nostra che sembra un forno. Prima sono entrato, mi sono sentito come un supplica ai gambe. Che schifo! In camera mia c'è un pipistrello! È enorme, svolato su tutto il letto! Che schifo! Non mi guardate così, fate qualcosa! Capito, no? Sì. Cioè, lo spingi con la scopa verso la finestra e lui vola fuori. Eh certo, tesoro, ma non c'è il rischio che io faccio troppo male? Ma che male, papà, tu non l'hai visto. Mamma mia, quanto sarà mai sto pipistrelletto? Così, com'è? La nostra bambina è scioccata, ha preso paura. Adesso ci pensa papà tuo. Solo piccolo accorgimento prima di andare in missione. Ah, sì, ecco, vedi, si traveste da matriosca, così il pipistrello non lo riconosce in quanto padrone di casa. Lo faccio per i capelli, magari sono leggende, però perché rischiare? A me il brando, tesoro! Vai, Befana! Tremenda creatura della notte! Franco Mancini sta arrivando! Scusa, Alessia, entrando, dove sta a testa? Non lo so. Ma lo trova, papà lo trova. A noi due, vostro! Quant'era? Grande? Così. Allora? Siete matti? Ma che si manda la gente così allo sbaraglio? Ma non è un pipistrello, quello è Batman, c'ha la macchina, sta aspetta Robin. Stava tutto un calzamaglia, mi guardava. Un'altra notte così io non la voglio più passare. Con Alessia che dorme in mezzo a noi e che scaccia in continuazione, tuo padre che russa. A proposito, visto che tuo padre ha miseramente fallito, posso contare sul mio metodo di casa per scacciare quella bestia membranosa che c'è in camera di tua sorella? Certo, ma tanto ci sarà un modo per mandarlo via, no? Ho un'idea, faccio una ricerca su internet. Ciao, amore, io vado. Ciao, ma. Alessia, hai visto il computer? È in camera mia sul comodino. Papà? Puoi venire un attimo? Che c'è? Ho pensato, no? Ma sto pipistrello non potrebbe essere già volato via? Magari è già in Transilvania. Certo, potrebbe. Andiamo a vedere. Non andremo noi. Ho chiamato l'uomo che controllerà al posto nostro. Romani! Io ho detto con una scusa, io ho detto, ma abbiamo a prendere. Ci mandavo lui in camera d'Alessia. Eccolo che arriva. Vado ad aprire, eh? No, lasciamo fuori, dai! Papà? Ehi. Non vorrei mica mandare Romani di là senza dirgli niente, a quello gli piglia un colpo. No, a Romani gli piacciono le sorprese, vedrai. No. Romani, carissimo, Egidione. Senti, mentre finisco di fare colazione, gentilmente, vai in camera di Alessia a prendere il computer, che è rimasto, credo, sul comodino, vero? Ci penso io. Grazie. Aiuto, il pipistrello è ancora in camera. E secondo te? È certo che state là. Forse dovrei fargli la respirazione bocca a bocca. Oh, tu non gli fai proprio niente, sta dietro. Bisogna aprire la finestra. Sì, Romani. Apriamo la finestra. Calma. Se apriamo la finestra, quella se ne esce. No, quello proprio perché la finestra era aperta, è entrata, hai capito, Romani? Oh, questo deve essere Kim, vai a aprire, tesoro. L'ho convocato perché lui è pratico. Per 20 anni è stato lì nella giungla, cioè, sarà capace di fronteggiare tigri, bagarozzi, mostri di tutti i tipi e quindi anche il pipistrello. Apriamo la finestra. Bisogna aprire la finestra. Oh, Kim, meno male che sei arrivato, su. Uè, uomo bianco, satellite, telefonino, la vostra figlia. Poi entra piccolo pipistrello indifeso. Mamma mia, che paura. Non è che debole. Paura. Abbiamo il gran consulta qui. Ciao, tesoro. Ciao, Kim, ciao. Chi hai, Gidio? Un po' pallido. Sì, un po'. Bisogna aprire la finestra. Apriamo la finestra. Se vogliamo fare una sorpresa al pipistrello, non sempre. E che qua, tesoro, poi tutti parlano, ma nessuno, capito, passa all'azione. Cioè, quindi è ancora di là. E certo. Voglio dire, ma voi nella giungla, quando vi si infila il pipistrello dentro la capanna, che fate? Noi non manda via. Come non lo mandate via? Pipistrello grande divoratore di zanzare. Quindi il pipistrello. Ah, pensa che noi siamo ancora ai fornelletti, quelli oppure anche le candele alla citronella, siamo gente un po' bizzarra, arretrata. Romani. Oh, tesoro! Perché? Tesoro, sta lontana con quel coso. Ora, Romani, non guardare, bravo! Non è neanche così schifoso, guarda che musino che ha. Di giorno dormono, e l'ho preso a testa in giù e l'ho preso come niente. Un accione! Buttalo via, te prego! Domani è tutto finito. È passato. Oh, dai!
sentite che caldo che fa qui? Apriamo un po' la finestra. No, tesoro, non aprire, che lei si è rimasta traumatizzata dal pipistrello. Perché? Tu no? Comunque, secondo le statistiche, è improbabile che rientri proprio da noi. In effetti. Papà? Ciao, Kim. Oh, ciao, bello. Che hai fatto? Scusate, posso dormire da voi? Sì, ma perché? Perché il pipistrello è entrato in casa mia. Pa-pa-ra-pam, 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 pa-pa-ra-pam.